Ciao a tutte e ciao a tutti, bentornati e bentornati in un nuovo video. Iniziamo bene. Allora, scusate per le unghie, bla bla bla, però sono in pausa dal lavoro e mi è arrivato un pacchettino. In realtà me ne sono arrivati due, quindi faccio un po' di spazio perché assolutamente voglio aprirli insieme a voi. Vi dico già che dopo questi due pacchettini mi fermerò fino alla fine di novembre, quando ci sarà la promozione, e valuto bene cosa prendere di natalizio, perché per il momento direi che sono a posto. Le cosine che vedremo in questo video le ho prese da due ragazze diverse, sempre dei gruppi Pandora. Lo sapete, io frequento le signore di Pandora, Pandora VIP e anche un altro gruppo che adesso non mi sovviene, però ve lo farò sapere casomai nel prossimo video. Ma iniziamo subito perché, come sapete, non ho più di 10 minuti. Allora, mi hanno inviato anche questo dolcissimo portachiavi, guardate che carino, insieme all'acquistino di uno dei due charm. Per uno dei due, appunto, non ci perderò troppo tempo perché è la Murrina che ho già. Mannaggia voi, mi avete convinto a ricomprarla, grazie, gentilissimi tutti. Ed è quella aghifoglio, questa qui, la conosciamo tutti perfettamente, tra l'altro, ce l'ha anche Wish e l'ha fatta vedere anche lei. È bellissima e sono stracontenta di averla presa doppia, diciamo, è la prima Murrina doppia che ho preso. Così la metterò a speculare nel bracciale. Non vedo veramente l'ora di sistemarlo tutto. Adesso mi devo un attimo studiare la situazione. Quindi, appunto, su questo pezzo direi di non perderci troppo tempo perché questa Murrina la conosciamo benissimo. Invece, l'altro pacchettino, adesso lo apriamo insieme con le forbici. Vi faccio subito vedere. È sempre un fuori produzione natalizio, ok, è qui dentro, che puntavo da un po', ma che non mi decidevo mai a prendere. Dove sarà? Non voglio distruggere tutto, dovrebbe essere di qua, ok. Aspettate, ok. Opla. Per adesso mi manca voglio tantissimo. Oddio, l'ho spoilerato, guardate. Vorrei tantissimo il pacchetto regalo rosso, però anche lì ci sto pensando perché ho già un pacchetto regalo, quindi non so se realmente ne voglio un altro. Ed eccolo qua, il fantastico dolcetto di Natale, il padding pudding, come lo volete chiamare. È bellissimo, mi piace un sacco e ho deciso di prenderlo perché starà benissimo sul mio bracciale perché comunque il colore qua marrone riprende il colore dell'omino biscottino. Io non so neanche se l'ho mai mangiato questo pudding, questo pudding. Sinceramente penso di no, però so che in America è un dolce molto molto, scusate veramente per le unghie. Ho anche la gomma da cancellare, cioè sono proprio disastrata, mi devo proprio fare la manicure e pulirmi. Però veramente l'unico momento che avevo per registrare era questo, quindi scusatemi, e nulla, quindi io lo trovo veramente stupendo questo pudding, padding, come lo volete chiamare, è bellissimo. E adesso lo metto nel bracciale così ve lo faccio vedere. Finalmente inizia a prendere un po' di senso questo bracciale natalizio. Prima avevo veramente pochissimi charm, adesso invece mi ci sono proprio dedicata. Ok, non ha filettatura, quindi entra benissimo. Eccolo qua, guardate che bello. È bellissimo, è stupendo questo charm. Ovviamente qua c'è la punzonatura e mamma mia, è quasi pieno, cioè se io metto anche l'altra Murrina l'ho finito praticamente, non ho più posto e contate che con la promozione di novembre voglio prendere assolutamente, guardate che bello, mi fa impazzire. Ovviamente è tutto da sistemare, come vi dicevo. Con la promozione di novembre voglio prendere il fiocco di neve. Sto valutando se tenerlo qui, questo bracciale natalizio, quindi su questo qui oro rosa, e prendere il fiocco di neve oro rosa, che mi fa impazzire, oppure se cambiare bracciale e mettere tutti i charm in quello che daranno gratuito con la promo. Però penso che quello che daranno gratuito con la promo lo terrò vuoto, magari affiancato a questo nel braccio che fa la sua figura, e quindi penso che come pezzi andrò a prendere senza ombra di dubbio il fiocco natalizio oro rosa, perché volevo metterci qualcosa di oro rosa in questo, visto che comunque il bracciale ha la chiusura oro rosa. E ai tempi non l'avevo presa a cuore perché volevo assolutamente
avere due bracciali diversi da comporre, quindi uno con la chiusura classica, ovvero questo qui, però oro rosa, e l'altro a cuore, come sapete, il bracciale che ho finito di comporre sulla magia e le favole. Quindi penso proprio che lo terrò qui. Molti di voi anche mi hanno suggerito di tenerlo qui. Il fatto è che vorrei aggiungerci tutti i pezzi natalizi che vedo perché sono stupendi. Ad esempio qui, vabbè, il pendente non occupa molto spazio, mi rimane posto per altri due o tre charm. E non so appunto se prendere questo pacchetto regalo perché ce l'ho già qua, quindi potrei passare. Però ci sono comunque altri pezzi che mi piacciono un sacco, ad esempio c'è quella specie di palletta, quella palletta con le striature argentate tutta rossa, è bellissima e vorrei assolutamente metterla perché essendo rossa dà un sacco di colore al bracciale. Poi contate che qui con la promo a questo punto usufruirò sicuramente della promo per acquistare la catenina di sicurezza che metterò appunto in questo bracciale qui. Questo è sicuro, metterò la catenina di sicurezza qui, quella con la luna e le stelle, troppo troppo bella. E quindi nulla, questo qua è al momento come si presenta il mio bracciale, direi che urge. Ah, che poi devo prendere anche la clip qui, cioè sono indietrissimo, veramente indietrissimo, perché mi sono concentrata proprio sui charm che mi piacciono di più e ho lasciato indietro la struttura appunto del bracciale. Comunque, io chiudo qua il video, spero vi sia piaciuto anche questo pezzo. Anzi, questi due pezzi, quindi la murrina e il padding, io lo trovo bellissimo, guardate. Dà un sacco di luce, nonostante non abbia zirconi, però ha un sacco di dettagli, mi piace da morire. Quindi ora sicuramente, quando deciderò bene come sistemare il tutto, farò il video o comunque vi spiegherò un po' la storia di questo bracciale natalizio. Perché l'ho voluto comporre, perché ho scelto proprio alcuni pezzi piuttosto che altri e tutto il resto non sto... ok, non riuscivo a chiuderlo. Comunque ci siamo quasi, cioè veramente ci siamo assolutamente. È quasi finito, sono troppo felice perché ci ho messo veramente un sacco e anche direi l'anima per comporre questo bracciale. Mi piace un sacco che ci siano due murrine, secondo me sono essenziali queste due murrine, almeno una averla nel bracciale natalizio per forza perché è troppo troppo bello. E quindi nulla, spero che questi pezzi vi siano piaciuti, fatemi sapere sotto nei commenti, io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video, ciao!